Ciao, benvenuto, benvenuta, io sono Lauretta Buffa e tu stai ascoltando una nuova puntata del podcast delle Vision News, le novità dal mondo del cinema e delle serie TV a cura di Visionaire. Ti ricordo tra l'altro che puoi trovare tutti i giorni le Vision News in versione visual, come le chiamo io, la versione colorata, breve e musicale sui miei profili social Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, ma anche negli short di YouTube e da pochissimo sul nuovo canale WhatsApp. Ma andiamo subito a vedere quali sono le novità della settimana. Vision News, le notizie della settimana. E non sarà certo una delle abitudini più ben viste dai dietologi e dai nutrizionisti, ma diciamocelo, sgranocchiare qualcosa di buono mentre si guarda un film al cinema o anche una serie TV a casa sul divano ci piace sempre. Dopo birra, gelato e anche un ristorante pop-up, Netflix si lancia nel mondo dei popcorn. Si chiamano New Popping e sono prodotti in partnership con Popcorn Indiana, l'azienda statunitense che produce popcorn. E le versioni disponibili sono ai gusti di cheddar, formaggio ci sta, e cannella, un accostamento con un gusto a dir poco pericoloso. Non so quanto possa andare incontro al gusto di noi italiani, ma comunque non lo scopriremo poi così presto, perché al momento si possono trovare solo nei negozi Walmart negli Stati Uniti. Ma a proposito di Netflix, hai visto Baby Reindeer? Beh, se ti è piaciuta, sappi che l'ideatore e protagonista della serie, Richard Gadd, ha creato una nuova serie in 6 episodi per BBC e HBO. Si intitola Lions ed esplora il rapporto tra due fratelli dal passato un po' complicato, rapporto che si snoda nel corso degli anni. Gadd sarà sceneggiatore e produttore esecutivo, ma ancora non si sa se darà anche il volto a uno dei due protagonisti. E rimaniamo in casa Netflix, dove si inizia già a parlare della seconda stagione di One Piece, la serie live action tratta dal famosissimo manga giapponese scritto e illustrato da Eiichiro Oda. Nei nuovi episodi vedremo altri tre personaggi, Crocus, Dory e Broji. La nuova stagione, che al momento è in produzione, racconterà le storie e i personaggi del secondo arco narrativo del manga di Oda, intitolato Arco di Alabasta, nel quale la ricerca del tesoro di One Piece subisce una battuta d'arresto quando la ciurma si imbatte in Vivi, una principessa esiliata dal suo regno, Alabasta, alla mercé di un signore della guerra di nome Crocodile e della sua banda. Ma ora ci spostiamo su Paramount Plus, perché Jeffrey Wright raggiunge Michael Fassbender nel cast di The Agency, serie basata su un'altra serie francese di successo, Les Bureaux sotto copertura. Si tratta di un thriller di spionaggio politico incentrato su Marshan, il personaggio interpretato da Fassbender, che è un agente segreto della CIA al quale è stato ordinato di abbandonare la sua vita sotto copertura e tornare alla stazione di Londra dell'agenzia. Quando l'amore che si è lasciato alle spalle riappare, il romanticismo si riaccende, mettendo la sua carriera, la sua vera identità e la sua missione in contrasto con i suoi sentimenti e scaraventandolo in un gioco letale di intrighi internazionali e spionaggio. Le riprese della serie, che sarà composta da 10 episodi, sono attualmente in corso a Londra. E rimaniamo su Paramount Plus, perché Tulsa King con Sylvester Stallone, una serie della piattaforma che mi è piaciuta di più, ma non solo, proprio in generale, l'ho trovata ben fatta, ben recitata, Stallone veramente in parte. Dicevamo, Tulsa King sta per tornare, finalmente c'è una data per la seconda stagione, dovremo aspettare, ahimè, fino al 15 settembre, ma aspettando settembre, magari se avete voglia di dare un'occhiata, è stato pubblicato un teaser trailer che potete trovare comodi comodi sul mio sito visionaire.fm, nella pagina dove ho pubblicato il video di questo podcast. Stallone è Dwight Manfredi, mafioso di New York, che viene esiliato dalla sua famiglia a Tulsa e qui decide di far crescere un impero tutto suo. Dwight e la sua banda dovranno tenere a bada un potente uomo d'affari locale e non solo. E parlando di sopravvivenza, per sopravvivere in un momento in cui le storie di supereroi sembrano un po' al palo, sembrano non suscitare più l'interesse di prima, ma questo
ahimè, ve lo dico da fan, è un lungo discorso che però non farò qui per motivi di tempo. Dicevo, per sopravvivere le serie dei supereroi devono cambiare, è imperativo. E questo ha promesso il boss dei Marvel Studios, Kevin Feige, a partire da Wonder Man, che vede protagonista su Disney Plus Yahya Abdul-Mateen II, incontrato per la prima volta nei fumetti nel 1964. Simon Williams, alias Wonder Man, è stato raffigurato come un ingegnere che acquisisce abilità sovraumane, tra cui la capacità di produrre, emettere e controllare colossali quantità di energia ionica. Spinto dal barone Zemo a combattere gli Avengers, Wonder Man però finisce invece con l'unirsi a loro. E se i cinecomics della Marvel, i film dedicati ai supereroi, sono arrivati prima al cinema e poi sul piccolo schermo, Downton Abbey ha fatto il percorso inverso. Variety rivela che il terzo film dedicato alla amatissima, anche da me, serie TV in costume arriverà al cinema il 12 settembre 2025 in tutto il mondo. La famiglia Crowley tornerà per un'ultima volta, ahimè hanno già detto che questo sarà l'ultimo film. Dicevamo, la famiglia Crowley tornerà e il film è in fase di produzione nel Regno Unito. E siamo arrivati al momento dell'intervista della settimana e questa volta voglio festeggiare un compleanno speciale, quello della Titanus che spegne 120 candeline. Nexo Digital, Titanus e Raicom presentano Titanus 120 Classics, il festival che riporta nelle sale 5 capolavori del cinema italiano restaurati per celebrare il compleanno della prima casa cinematografica italiana, fondata a Napoli nel 1904 da Gustavo Lombardo. Ho l'immenso piacere di parlarne con Guido Lombardo, presidente Titanus. Presidente, le candeline sulla torta sono 120, un compleanno importante per un pezzo importante della nostra storia del cinema. Però Titanus, il regalo, invece di riceverlo, lo fa a noi che amiamo il cinema. Perché la scelta di festeggiare con un vero e proprio festival dedicato ai grandi classici del cinema italiano? Perché facendo vedere e rivedere alle persone che hanno una certa età e che l'hanno già vista, ma facendo anche vedere ai giovani, perché poi i giovani purtroppo adesso vivono col telefonino, i TikTok, le cose, e non sanno niente di quello che è stato il vero cinema. Noi, avendo fatto, essendo proprietari di 400 film, avendo distribuito quasi 2000, distribuito, perché la nostra grande storia di produzione e distribuzione film per 120 anni, noi abbiamo fatto uscire, inizialmente dovevamo far uscire in 20 sale in Italia, ma poi appena abbiamo visto il successo che stanno avendo e le richieste soprattutto dei distributori, adesso usciremo in 150 sale in Italia e usciamo con Il Gattopardo, La Sociara, Rocco e i suoi fratelli, Pan, Amore e Fantasia e La prima notte di Quede, che sono i film, i film ai quali teniamo di più, ai quali soprattutto mio padre teneva di più, perché con Il Gattopardo, se toccava Il Gattopardo a mio padre con tutto quello che è costato, perché mi ha fatto un calcolo di quanto sarebbe costato oggi girare Il Gattopardo, e facendo il calcolo sarebbe costato oltre 200 miliardi, perché era stata una cosa folle, ma era talmente innamorato papà del Gattopardo e di Visconti, come era stato innamorato di Rocco e i suoi fratelli, che era stato il primo film dove Alain Delon è nato, è cresciuto ed è diventato Alain Delon. Infatti quando parla con lui adesso purtroppo sta male, mi dispiace veramente tanto, 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 perché gli ho voluto bene, ci siamo voluti un bene, non con me ma con la mia famiglia, con mamma, con papà, veramente in maniera pazzesca. E abbiamo creato Alain Delon, ha creato papà Alain Delon con Visconti, e Il Gattopardo è stato veramente un pezzo di storia che ha indebitato la Titanus, soprattutto con Sodoma e Gomorra dopo, che poi papà ha avuto dei problemi, ha ricostruito la Titanus e l'ha ripresa e ricomprata tutta quanta dopo. Ma Il Gattopardo è un pezzo di storia italiana, e farlo rivedere adesso, soprattutto ai giovani, è una cosa che dobbiamo farlo, rappresenta l'Italia, gli italiani. La Sociara, con cui Sofia, a cui voglio un bene, a cui noi vogliamo un bene, anche lei in maniera folle ha preso anche l'Oscar, e siamo non contenti ma contentissimi, ed è un film straordinario. Rocco e i suoi fratelli è l'immigrazione che c'era prima, come c'è adesso,
dall'estero ad est, lì c'era dal sud al nord, perciò è quello che è successo in passato dal sud al nord è quello che succede adesso dal sud-sud, dall'Africa verso l'Italia. E se uno guarda questo film, vede esattamente quello che sta succedendo adesso. Perciò il mondo è sempre uguale, sempre allo stesso modo. E guardando questi film, che sono stati fatti da dei geni, perché sono stupendi, uno capisce che il mondo è sempre uguale e si capisce anche tante cose, tanti personaggi che hanno creato l'Italia in maniera straordinaria. Pan Amore e Fantasia è un film pieno di sentimenti. E poi una cosa, vi dico una cosa che nessuno sa, abbia fatto Pan Amore e Fantasia, Pan Amore e Gelosia e Pan Amore e, dove ci sono state le attrici più straordinarie del mondo, sia Sofia che la Lollo, eccetera. Ma la cosa più bella è che abbiamo fatto Pan Amore e Fantasia, Pan Amore e Gelosia e Pan Amore e. Per quale motivo poi non abbia fatto, non ha messo Pan Amore e non ha fatto, non ha messo nessun nome né Gelosia né Pan Amore? Perché all'epoca papà mi raccontò che ci seguito, io ci ho pensato tanto, Pan Amore e Fantasia, Pan Amore e Gelosia e poi Pan Amore e non mi veniva il nome, non mi veniva la frase giusta per mettere un nome giusto. E ho pensato all'epoca, ma sai che ti dico, io metto Pan Amore e sarà il pubblico italiano che metterà quello che vorrà. Perciò facendo così ha lasciato come si faceva sempre, come si è fatto sempre, il pubblico a poter decidere quello che voleva. E sono cose che sono cose umane, bellissime, che si facevano prima più di adesso, di lasciare il pubblico interpretare quello che voleva. E poi la prima notte di Quiete mi ha detto che quando l'hanno mandato a Landolon è stato stupendo, perché me l'ha raccontato anche a Landolon, me l'ha raccontato, che appena lui ha ricevuto il copione, se l'è letto di notte, di botto, appena l'ha letto, ha chiamato di notte papà, ha chiamato di notte, gli ha fatto... Goffredo, lo faccio assolutamente, ma in maniera proprio, in maniera bella, da amico e da attore giovanissimo, che è stato preso per il primo film come francese per fare un siciliano, perciò erano rapporti umani, che sono bellissimi, che adesso purtroppo i rapporti umani sono molto pochi e sono molto da... Faccio una trasmissione, divento famoso e divento ricco, che poi si vede che quelli che diventano famosi e ricchi... facendo una trasmissione anche televisiva, su 1000 diventa famosi uno, o due, o tre, o quattro, o cinque, poi si scordano troppo in fretta. Hai ascoltato un breve estratto dall'intervista a Guido Lombardo, presidente Titanus. Questo è solo un breve estratto appunto dell'intervista realizzata, e se vuoi saperne di più, e te lo consiglio caldamente perché ci sono veramente tante cose da scoprire, nei prossimi giorni, dopo l'uscita di questa puntata del podcast, potrai trovare la versione integrale dell'intervista sul mio sito visionair.fm, sul canale YouTube e su tutti i profili e i canali social di Visionaire. Ma ora parole di stelle. Non accettare le briciole, ci hanno fatto donne, non formiche, lo ha detto Marilyn Monroe. Per il momento è tutto da Lauretta Buffa e da Visionaire, ma se vuoi rimanere sempre aggiornato sulle novità dal mondo del cinema e delle serie TV, vieni a trovarmi sul sito visionair.fm, oppure ci leggiamo e ci vediamo tutti i giorni su Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp e ci vediamo su YouTube. Al prossimo episodio!